Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Il più grande desiderio di mia madre era che il mio fratello maggiore si sposasse. Ah, quando vedrò il viso della moglie di Ananta, troverò il cielo su questa terra. Spesso sentivo mia madre esprimere con tali parole il suo profondo sentimento indiano per la continuità della famiglia. Avevo circa 11 anni quando Ananta si fidanzò. Mia madre era a Calcutta e dirigeva gioiosamente i preparativi per le nozze. Mio padre ed io restammo soli nella nostra casa di Bareilly, nell'India settentrionale, dove egli era stato trasferito dopo 2 anni trascorsi a Lahore. Già prima avevo visto lo splendore dei riti nuziali in occasione delle nozze delle mie 2 sorelle maggiori, Roma ed Uma. Ma per Ananta, quale figlio maggiore, furono predisposti piani veramente elaboratissimi. Mia madre accoglieva molti parenti che ogni giorno giungevano a Calcutta dalle loro case lontane. Li ospitava con ogni comodità in una grande casa di recente acquisto in Amherst Street 50. Tutto era pronto. Le leccornie del banchetto, il variopinto trono sul quale mio fratello doveva essere trasportato alla dimora della futura sposa, le lunghe file di lampade colorate, gli enormi elefanti e cammelli di cartapesta, le orchestre inglesi, scozzesi e indiane, gli artisti che esercitavano la professione di rallegrare le feste, i sacerdoti che dovevano celebrare le antiche cerimonie del rituale. Mio padre ed io, di umore festoso, progettavamo di unirci alla famiglia in tempo per la cerimonia. Poco prima del gran giorno, però, ebbi una visione nefasta. Eravamo a Bareilly. Era la mezzanotte. Dormivo accanto a mio padre sulla terrazza del nostro bungalow, quando fu risvegliato da uno strano ondeggiare della zanzariera sul letto. Le lievi cortine si spalancarono e scorsi l'amata figura di mia madre. «Sveglia tuo padre!» La sua voce era appena un soffio. «Prendete il primo treno possibile alle 4 del mattino. Correte a Calcutta se volete vedermi». E la figura si dileguò come un fantasma. «Padre! Padre!» «La mamma muore!» Il terrore che era nella mia voce lo fece svegliare immediatamente. Singhiozzando, gli diedi la ferale notizia. «Non preoccupiamoci delle tue allucinazioni!» Mio padre ebbe la reazione che gli era solita di fronte a tutte le situazioni nuove. «Tua madre sta benissimo. Se riceveremo cattive notizie, partiremo domani!» «Non ti perdonerai mai di non essere partito all'istante!» L'angoscia mi fece aggiungere con amarezza «e nemmeno io potrò mai perdonartelo!» La malinconica mattinata ci portò queste esplicite parole: «Mamma gravemente ammalata! Matrimonio rimandato! Venite subito!» Mio padre ed io partimmo precipitosamente. Ad un bivio, uno dei miei zii venne ad incontrarci. Un treno avanzava rombando verso di noi e sembrava divenire sempre più grande. Dal mio tumulto interiore sorse una repentina decisione: lanciarmi sulle rotaie. Già privato, lo sentivo, di mia madre, non potevo più sopportare un mondo improvvisamente vuoto. Amavo mia madre come il più caro bene sulla terra. I suoi calmi e sereni occhi neri erano stati il mio più sicuro rifugio nelle futili tragedie dell'infanzia. «Vivi ancora?» Mi arrestai per fare quest'ultima domanda allo zio. «Certo che vive!» Egli aveva subito compreso la disperazione dipinta sul mio volto, ma io gli credetti a stento.
Giungemmo nella nostra casa di Calcutta solo per trovarci storditi dinanzi all'agghiacciante mistero della morte. Caddi in uno stato di prostrazione quasi mortale. Dovettero passare anni prima che la pace potesse tornare nel mio cuore. Dopo aver compiuto dei veri assalti alle porte del cielo, alla fine i miei pianti commossero la Madre Divina. Le sue parole sanarono definitivamente le mie sanguinanti ferite. Sono io che vigilai su di te, vita dopo vita, nella tenerezza di molte madri. Scorgi nel mio sguardo i due occhi neri, i dolcissimi occhi perduti che cerchi. Tornai con mio padre a Bareilly subito dopo i riti della cremazione dell'amatissima scomparsa. Ogni giorno, nelle prime ore del mattino, facevo un patetico pellegrinaggio ad un grande albero di sceoli che dava ombra al morbido prato verde e dorato dinanzi al nostro bungalow. In certi momenti pieni di poesia, pensavo che i bianchi fiori dello sceoli si sparpagliassero con devozione cosciente sopra l'altare erboso. Mescolando le lacrime alla rugiada, spesso osservavo una strana luce, appartenente ad un mondo diverso, emergere dall'aurora. Allora mi assaliva un doloroso ed intenso desiderio di Dio. L'Himalaya mi attraeva profondamente. Uno dei miei cugini, di ritorno da un viaggio ai Monti Sacri, venne a farci visita a Bareilly. Ascoltai avidamente i suoi racconti nelle altitudini montuose dove vivono yogi e swami. Piccola nota, il significato della parola sanscrita swami è signore, maestro, quelli che è tutt'uno col sé. Scappiamo sull'Himalaya. Questa mia proposta fatta un giorno a Dvarka Prasad, il giovane figlio del nostro padrone di casa a Bareilly, non fu ben accolta. Egli rivelò il progetto al mio fratello maggiore che era appena giunto per vedere nostro padre. Invece di ridere semplicemente di questa poco pratica idea di un ragazzino, Ananta si divertì a mettermi in ridicolo. «Dov'è la tua veste arancione? Non puoi essere un swami senza la veste!» Ma le sue parole mi eccitavano misteriosamente e mi davano la chiara visione di me stesso in giro per l'India vestito da monaco. Forse risvegliavano in me memorie di una vita passata. Comunque, cominciai a rendermi conto di quanto mi sarei sentito a mio agio se avessi potuto indossare la veste di quell'antichissimo ordine monastico. Una mattina, chiacchierando con Dvarka, sentì l'amore di Dio irrompere in me con l'impeto di una valanga. Il mio compagno non prestava molta attenzione alla mia eloquenza scaturita da questa folgorazione, ma io ascoltavo me stesso con tutto il cuore. Quello stesso pomeriggio scappai verso Naimital, nei contrafforti dell'Himalaya. Ananta mi inseguì e fui obbligato a ritornare tristemente a Bareilly. L'unico pellegrinaggio concessomi era quello che facevo all'albero di Sceoli. Il mio cuore piangeva la perdita delle mie due madri, quella terrena e la mia madre divina. La lacerazione lasciata nel tessuto familiare dalla morte di mia madre era irreparabile. Nei suoi rimanenti 40 anni di vita, mio padre non si risposò mai. Assumendo per il suo piccolo gregge la difficile parte di padre e di madre, divenne più tenero, più accostabile. Con calma e perspicacia risolveva i vari problemi familiari. Dopo le ore d'ufficio si ritirava come un eremita nella cella della sua stanza, praticando il Krishna Yoga in dolce serenità. Molto tempo dopo la morte di mia madre, feci il tentativo di assumere una governante inglese perché si occupasse delle piccole cose che avrebbero reso più comoda la vita di mio padre. Ma egli scosse il capo. «Le cure per me sono finite con tua madre».
Mentre diceva questo, i suoi occhi erano lontanissimi e pieni di un affetto lungo quanto la vita. Non accetterò i servigi di nessun'altra donna. Dopo 14 mesi dalla morte di mia madre, appresi che ella mi aveva lasciato un messaggio molto importante. Ananta, che era accanto al suo letto di morte, ne aveva scritto le ultime parole. Sebbene ella avesse detto di riferirmele dopo un anno, mio fratello tardò a comunicarmele. Stava per lasciare Bareilly e recarsi a Calcutta per sposare la ragazza che mia madre aveva scelto per lui, quando una sera mi chiamò accanto a sé. E qui c'è una piccola nota, perché l'abitudine che i genitori scelgano i mariti e le mogli per i loro figli ha resistito agli assalti del tempo. E in India la percentuale dei matrimoni felici è alta. Ero restio a darti certe strane notizie, Mukunda. La voce di Ananta aveva un tono di rassegnazione. Temevo di alimentare il tuo desiderio di abbandonare la casa. Ma vedo che comunque tu sei infiammato di divino ardore. Quando ti fermai recentemente sulla strada dell'Himalaya, giunsi ad una risoluzione decisiva. Non dovevo più posporre lo scioglimento della mia solenne promessa. Così dicendo, mi dette una piccola scatola e quindi mi riferì il messaggio di mia madre. Che queste parole siano la mia ultima benedizione, mio amato figlio Mukunda. È giunta l'ora di rivelarti una serie di straordinari eventi che seguirono la tua nascita. Quando eri appena un bambinetto fra le mie braccia, io già sapevo quale via ti era destinata. Ti condussi alla casa del mio guru a Benares, quasi completamente nascosta dietro la folla dei discepoli, potevo appena intravedere l'Hiri Mahasaya seduto in profonda meditazione. Mentre ti accarezzavo, pregavo che il grande guru potesse scorgerci e benedirci. Quando la mia devota e silenziosa richiesta aumentò di intensità, egli aprì gli occhi e mi fece cenno di avvicinarmi. Gli altri mi fecero ala. Mi inchinai a sacri piedi. Il maestro ti prese in grembo e posò la mano sulla tua fronte battezzandoti spiritualmente. Piccola madre, tuo figlio sarà uno yogi. Quale potente motore spirituale, egli porterà molte anime al regno di Dio. Il mio cuore balzava di gioia nell'udire la mia segreta preghiera convalidata dal guru onnisciente. Poco prima della tua nascita già mi aveva detto che avresti seguito il suo sentiero. Più tardi, figlio mio, io e tua sorella Roma sapemmo della tua visione della grande luce, poiché dalla stanza accanto ti osservavamo, immobile sul letto. Il tuo visino era illuminato, la tua voce vibrava di ferrea sicurezza quando dicesti di voler andare sull'Himalaya alla ricerca del divino. Così, figlio mio, ho saputo che la tua strada ti condurrà lontano dalle ambizioni del mondo. L'avvenimento più singolare della mia vita me ne ha dato un'ulteriore conferma, un avvenimento che mi impone di inviarti ora questo messaggio dal mio letto di morte. Fu un colloquio che ebbi con un saggio del Punjab. Quando la nostra famiglia risiedeva a Lahore, una mattina il domestico entrò precipitosamente nella mia stanza. «Signora, è giunto uno strano sadhu. Insiste per vedere la madre di Mukunda». Piccola nota, il sadhu è un anacoreta, ovvero qualcuno che segue un sadhana o sentiero di disciplina spirituale. I sadhu vaganti esistono in India da tempi immemorabili. Essi non costituiscono un ordine monastico formale come quello degli swami, ma obbediscono a certi capi venerati in tutta l'India. Queste semplici parole fecero vibrare in me un'eco profonda e mi recai immediatamente a salutare il visitatore. Inchinandomi ai suoi piedi,
sentii di trovarmi dinanzi ad un vero uomo di Dio. Egli disse: «Madre, i grandi maestri vogliono che tu sappia che la tua permanenza su questa terra non sarà lunga. La tua prossima malattia è destinata ad essere l'ultima». Quando scoprii da queste parole che mia madre aveva la segreta consapevolezza di una vita breve, capii per la prima volta il perché avesse tanto insistito per affrettare i progetti di matrimonio di Ananta. Sebbene sia morta prima delle nozze, il suo naturale desiderio materno era stato quello di poter assistere a riti. Vi fu un silenzio durante il quale non mi sentii allarmata, ma provai solo una grande vibrazione di pace. Quindi egli si rivolse ancora a me. «Dovrai essere la custode di un certo amuleto d'argento. Non te lo darò oggi. Per dimostrarti la verità delle mie parole, il talismano si materializzerà nelle tue stesse mani, domani, mentre mediterai. Sul letto di morte dovrai incaricare il tuo primo figlio Ananta di serbare l'amuleto per un anno e poi darlo al tuo secondo figlio. Mukunda comprenderà il significato del talismano dei grandi saggi. Dovrà riceverlo all'epoca in cui sarà pronto a rinunciare a tutte le speranze del mondo e ad iniziare la vitale ricerca di Dio. Quando avrà custodito per alcuni anni l'amuleto e quando esso sarà servito ai suoi scopi, scomparirà. Anche se serbato nel luogo più segreto, ritornerà donde venne». Offrii delle elemosine al santo e mi inchinai dinanzi a lui con grande reverenza. Senza prendere l'offerta, egli se ne andò benedicendomi. E questo è un abituale gesto di rispetto verso i sadhu. La sera seguente, mentre sedevo con le mani giunte in meditazione, un amuleto d'argento si materializzò tra le mie palme, proprio come aveva promesso il sadhu. Manifestò la sua presenza con un tocco liscio e freddo. Per più di 2 anni l'ho gelosamente conservato ed ora lo affido ad Ananta. Non dolerti per me, poiché sarò condotta dal mio grande guru nelle braccia dell'infinito. Addio, figlio mio, la madre cosmica ti proteggerà. Un lampo di illuminazione interiore mi invase mentre entravo in possesso dell'amuleto. Si risvegliarono in me molti ricordi sopiti. Il talismano, rotondo e di strana e antica foggia, era ricoperto di caratteri sanscriti. Compresi che esso veniva da maestri di vite passate che, invisibili, guidavano i miei passi. Vi era in esso, invero, anche un altro significato, ma non si può rivelare interamente il cuore di un amuleto. Come l'amuleto scomparve alla fine, in dolorosissime circostanze della mia vita, e come la sua perdita preannunciò il ritrovamento del mio guru, non può essere detto in questo capitolo. Ma il ragazzino contrariato nei suoi tentativi di raggiungere l'Himalaya ogni giorno viaggiava lontano sulle ali di questo suo amuleto. Piccola nota, l'amuleto era un oggetto prodotto astralmente. Di struttura evanescente, tali oggetti devono alla fine scomparire da questa terra. Un mantra, parola sacra da ripetere come un cantico, era inciso nel talismano. I poteri del suono e di Bach, la voce umana, non furono studiati in nessun altro luogo così profondamente come in India. La vibrazione Om, che compenetra tutto l'universo, la parola o verbo, o la voce di molte acque di cui parla la Bibbia, ha 3 manifestazioni o guna: la creazione, la conservazione e la distruzione. Ogni volta che un essere umano pronuncia una parola,
pone in azione una delle tre qualità dell'homme. Questa è la legge e la ragione per cui tutte le scritture ingiungono di dire sempre la verità. Il mantra sanscrito sull'amuleto possedeva, se pronunciato correttamente, una potenza vibratoria spiritualmente benefica. L'alfabeto sanscrito, costruito in maniera ideale, consiste di 50 lettere, ognuna delle quali ha una pronuncia fissa ed invariabile. G.B. Shaw scrisse un saggio intelligente e naturalmente spiritoso sull'inadeguatezza fonetica dell'alfabeto inglese basato su quello latino, in cui 26 lettere lottano senza successo per sopportare il peso del suono. Con la sua abituale rudezza, se l'introduzione di un alfabeto inglese per la lingua inglese costerà il prezzo di una guerra civile, non me ne lamenterò. Shaw promuove con urgenza l'adozione di un nuovo alfabeto con 42 caratteri. Tale alfabeto si avvicinerebbe alla perfezione fonetica di quello sanscrito, nel quale l'uso di 50 lettere evita ogni pronuncia errata. La scoperta di sigilli nella valle dell'Indo induce un certo numero di studiosi ad abbandonare la teoria corrente che l'India abbia preso a prestito il suo alfabeto sanscrito da fonti semitiche. Alcune grandi città indiane furono tratte alla luce recentemente mediante scavi a Mohenjo-Daro, ad Harappa, dando la prova di un'eminente civiltà che deve aver avuto un'antichissima storia sul suolo dell'India, la quale ci riporta indietro ad un'età che può essere solo oscuramente indovinata. Se la teoria indù di un'antichità estremamente remota dell'uomo civile su questo pianeta è giusta, diviene spiegabile perché la lingua più antica del mondo, che è il sanscrito, sia anche la più perfetta. Sanscrita significa levigato, completo. La lingua sanscrita è la sorella maggiore di tutte le lingue indoeuropee. Il suo alfabeto è chiamato Devanagari, che significa divina dimora. Colui che conosce la mia grammatica conosce Dio. Panini, il grande filologo dell'India antica, rese questo tributo alla perfezione matematica e psicologica del sanscrito. Colui che seguisse le tracce dell'idioma fin nei suoi più remoti recessi diverrebbe, invero, onnisciente. Il linguaggio sanscrito, dice Sir William Jones, fondatore della Società Asiatica, per quanto antico sia, ha una meravigliosa struttura. È più perfetto del greco, più ricco del latino e più squisitamente raffinato di entrambi. Dalla rinascita della cultura classica, dice l'Enciclopedia Americana, non vi fu nella storia della civiltà evento più importante della scoperta del sanscrito da parte di studiosi occidentali nell'ultima parte del XVIII secolo. La scienza linguistica, la grammatica comparata, la mitologia comparata, la scienza delle religioni, tutte devono la loro stessa esistenza alla scoperta del sanscrito o vennero profondamente influenzate dallo studio di esso.